Giugno nero su crescita e lavoro, il PIL rallenta, secondo le stime provvisorie quest'anno si fermerebbe all'1,1% e il tasso di disoccupazione sale. Secondo gli ultimi dati Istat sono oltre 2.800.000 le persone senza un lavoro. Negativo anche il dato sui giovani e a crescere sempre di più sono i dipendenti a termine che segnano un nuovo record raggiungendo i 3.150.000 unità. Al via le votazioni, tra poco in aula alla Camera sul decreto dignità, sono oltre 450 gli emendamenti presentati dalle opposizioni nella maratona andata avanti fino a notte fonda. Giovedì è previsto il voto finale, poi il testo passerà al Senato. Il governo punta ad ottenere il primo via libera senza ricorrere alla fiducia. Resta appesa ad un filo la nomina di Marcello Fo alla presidenza della RAI. E in gioco c'è anche il futuro dell'alleanza del centrodestra. Forza Italia tiene duro sul no, mentre Giorgia Meloni annuncia il voto di Fratelli d'Italia a favore del presidente indicato dal governo. Si apre un nuovo caso sull'intervento di una nave italiana che avrebbe riportato in Libia 108 migranti salvati in mare. Si tratterebbe di un fatto senza precedenti, in violazione delle norme internazionali che garantiscono il diritto di asilo e che non riconoscono la Libia come un porto sicuro. Il ministro dell'Interno Salvini smentisce e attacca, le ONG protestano e gli scafisti sono in crisi. Noi andiamo avanti così, ma per Fratoianni di Liberi Uguali ci sono le prove della violazione. Segnali di disgelo tra Stati Uniti e Iran dopo la clamorosa mossa di Trump che si è detto pronto ad incontrare gli iraniani quando vogliono e senza precondizioni. Un'apertura inaspettata accolta da Teheran che dice sì al dialogo ma chiede che cambi la politica della Casa Bianca e che Washington rientri nell'accordo sul nucleare del 2015. Manca ormai solo la firma per il passaggio di Gonzalo Higuaín al Milan. Nella notte è arrivato il via libera dell'attaccante argentino che sblocca anche lo scambio già impostato da Milan e Juventus tra Leonardo Bonucci e Mattia Caldara. Buongiorno dal telegiornale della 7. Dunque, in apertura i dati dell'economia, i dati di un giugno che si rivela nero secondo quelle che sono appunto le informazioni che arrivano dall'Istat, perché c'è un PIL in frenata e una battuta d'arresto significativa anche per quanto riguarda il mercato del lavoro, con la disoccupazione che torna a salire e torna a farlo anche tra i giovani ed un record di contratti a termine. La nostra ripresa economica sta rallentando il suo ritmo, lo dice l'Istat che nelle stime provvisorie pubblicate oggi prevede un PIL in crescita di appena 2 decimi tra aprile e giugno rispetto ai primi 3 mesi dell'anno e dell'1,1% rispetto al 2017. Un trimestre poco esaltante dunque per la nostra economia, perché ci si aspettava di più o almeno che fossero confermati i risultati già raggiunti nei primi 3 mesi dell'anno, più 1,4% su base annua. Anche perché, come dice l'Istituto di Statistica, questo rialzo congiunturale è il più basso dal 2016. Così la crescita acquisita per il 2018, quella cioè che si avrebbe se da qui alla fine dell'anno la variazione del PIL fosse pari a zero, è allo 0,9%. Un rallentamento già pronosticato da varie istituzioni economiche, dalla Commissione europea al Fondo monetario, e che oggi l'Istat conferma spiegandolo soprattutto a causa della flessione della domanda estera globale. Minor PIL vuol dire anche minori risorse finanziarie e questo renderà più complicato il lavoro del ministro dell'economia Tria alle prese con la prima legge di bilancio del governo pentaleghista. Ma le notizie che oggi arrivano dall'Istat riguardano anche il mercato del lavoro, in frenata a giugno. Calano gli occupati e gli inattivi mentre crescono i disoccupati, soprattutto tra i giovani. La fotografia che l'Istat ci restituisce non è molto diversa da quella dei mesi passati, perché le flessioni sono lievi e perché ancora manca quella dinamicità del mercato del lavoro che troviamo negli altri paesi europei. Così a giugno il tasso di disoccupazione è salito al 10,9%, cresciuto di 2 decimi rispetto a maggio, e i disoccupati sono arrivati a 2.866.000.
A salire di più, mezzo punto percentuale, la disoccupazione giovanile, che ora è al 32,6%. L'Istat registra poi un vero boom dei contratti a termine. Hanno raggiunto il record storico in un solo mese, giugno su maggio, i dipendenti a termine sono cresciuti di 16.000 unità e così in totale i lavoratori con la scadenza sul contratto di lavoro sono 3.105.000. Sale infine l'inflazione che a luglio è arrivata all'1,5%, il livello più alto dall'aprile 2017. Allora, tra poco alla Camera cominceranno le operazioni di voto sugli emendamenti dopo la discussione sui 450 emendamenti portati dalle opposizioni al decreto dignità. Si prevede il voto finale per giovedì con la maggioranza che vorrebbe procedere all'ok senza dover tirar fuori la fiducia. Terminata la discussione generale sul decreto dignità e durata fino a notte fonda, l'Aula della Camera inizia oggi a votare gli oltre 450 emendamenti presentati dalle opposizioni dopo che il testo aveva ricevuto il via libera dalle commissioni Finanze e Lavoro di Montecitorio. Giovedì è previsto il voto finale, poi il testo passerà al Senato per il via libera definitivo prima della pausa estiva e senza porre la fiducia. Questa almeno è l'intenzione del Governo, sempre che il clima in Aula resti sereno e le opposizioni non usino gli emendamenti per fare ostruzionismo. Un concetto chiarito ieri dal vice premier Luigi Di Maio e ribadito oggi da Riccardo Fraccaro. Fiducia? Vedremo se manterranno o meno gli accordi, ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento. Intanto le polemiche non si placano, anche se il ministro del Lavoro continua a ripetere che si tratta di un provvedimento che non fa favori a nessuno e che darà più diritti ai lavoratori e non danneggerà gli imprenditori onesti. Sono molte le categorie a salire sulle barricate. I sindacati non approvano il ritorno dei voucher, anche se il loro utilizzo è limitato ai settori dell'agricoltura e del turismo. Gli insegnanti con diploma magistrale contestano il contratto a tempo determinato nel quale verrebbero inquadrati fino a giugno dell'anno prossimo per poi accedere ad un concorso straordinario. Sul piede di guerra anche gli imprenditori, convinti che il decreto avrà ripercussioni negative su occupazione e crescita. La dignità, reintrodurla o introdurla in Italia per decreto mi fa sorridere. Di dignità non c'è nulla all'interno di quel decreto, di provvedimenti urgenti che necessitassero il decreto non ho visto nulla, sinceramente vedo poco anche di supporto alla creazione di nuovi posti di lavoro. Critiche al decreto arrivano anche dalle opposizioni. Il decreto dignità appare sempre più come un manifesto surrealista, frutto della fantasia di Di Maio più che del buon senso, attacca Deborah Bergamini, Forza Italia. Per Giorgia Meloni è un provvedimento raffazzonato che finirà per incrementare la disoccupazione. La leader di Fratelli d'Italia propone la sua ricetta per risolvere il problema: più assumi, più ti alleggeriamo il carico fiscale e proponiamo la compartecipazione dei dipendenti agli utili. Anche l'EU disapprova, mentre l'Istat certifica il ritorno alla crescita della disoccupazione insieme al record dei contratti a termine, il governo perde una clamorosa occasione, afferma Roberto Speranza. Dal decreto dignità siamo passati al decreto precarietà. E tutt'altro che sereno resta il clima politico attorno alle nomine dei vertici RAI, con Fratelli d'Italia che annuncia il suo voto nei confronti di Marcello Foa, indicato dall'alleanza di governo, mentre Berlusconi resta fermo sul suo no. Una crisi che può portare alla spaccatura del centrodestra, lo sapremo domani, in vigilanza al momento del voto. Intanto oggi il CDA indicherà Salini come nuovo AD. È anche il futuro del centrodestra che sembra in gioco sulle nomine RAI. Forza Italia tiene duro sul no a Matteo Salvini, che ha voluto imporre all'alleato ex il nome di Marcello Foa come presidente dell'azienda pubblica radiotelevisiva. Ma soprattutto, e non per la prima volta, ha forzato la mano, ha preferito il metodo di non concordare la scelta, se non con il partner di governo 5 Stelle. Anche se le regole della governance RAI prevedono che il presidente abbia il sì di 2/3 della commissione parlamentare di vigilanza, pari a 27 voti. Lega con 5 Stelle ne hanno 21, a cui si sommeranno i due di Fratelli d'Italia. Essere sovranisti non è un reato, spiega Giorgia Meloni. Gli attacchi della sinistra mi convincono a votare Foa. Ma non basta, e l'indisponibilità dei 7 voti di Forza Italia è confermata oggi in prima persona da Silvio Berlusconi. Il problema non è il nome ma il metodo, se siamo alleati si ragiona e si decide insieme, manda a dire a Salvini. E poi, dice, va rispettato il ruolo conferito dalla legge all'opposizione con la regola dei 2/3. Noi, ricorda il Cavaliere, abbiamo scelto quando governavamo figure di valore come Claudio Petruccioli e Lucia Annunziata.
Berlusconi sarebbe deluso, tra l'altro, dalla mancata telefonata di Salvini, attesa se non altro come gesto di cortesia. I rapporti sono al minimo, anche se dentro Forza Italia c'è chi lavora per ricucire. Non possiamo rompere per una poltrona, dice il governatore della Liguria Giovanni Toti, e vanno tutelate le giunte locali. Ma insomma, oggi lo schema giallo-verde su Viale Mazzini potrebbe saltare. Il CDA Rai, convocato nel pomeriggio, nominerà Fabrizio Salini amministratore delegato e avrebbe i numeri per nominare anche Foa, che senza accordi potrebbe però fare un passo indietro per non rischiare la bocciatura domani in Commissione parlamentare di vigilanza. Il PD e l'EU chiedono agli azzurri di non presentarsi in Parlamento a votare. Un piano B potrebbe essere la rinuncia di Foa e la designazione di Giampaolo Rossi, indicato da Fratelli d'Italia nel Consiglio di amministrazione. Anche lui con un profilo spiccato di sovranista e anti-immigrati, come più di Foa, il che escluderebbe accordi a sinistra, ma potrebbe consentire a Forza Italia di rientrare in partita senza ingoiare un altro rospo da Matteo Salvini. Polemiche politiche che in queste ore, stamattina, si stanno riaccendendo fortemente per quanto riguarda la situazione nel Mediterraneo, perché c'è un nuovo caso che lì ci riporta, quello dell'Asso 28, un rimorchiatore italiano che avrebbe partecipato a un salvataggio traendo in salvo 108 migranti, però poi riportandoli in Libia. Sono in corso accertamenti. Chiaramente, se così forse, sarebbe una violazione del diritto internazionale che prevede l'asilo e che soprattutto non riconosce la Libia come un porto sicuro. Il primo respingimento in mare ad opera di una nave italiana, l'Asso 28, nave di supporto alle piattaforme petrolifere offshore. È stata prima coinvolta nelle operazioni di soccorso di un gommone con 108 persone a bordo al largo della costa libica e poi, su indicazione non si sa ancora se della Guardia Costiera italiana o di quella libica, le ha riportate indietro per sbarcarle nel porto di Tripoli, dove la nave ancora si trova in questo momento, come possiamo vedere dalla cartina. Un fatto senza precedenti in violazione della legislazione internazionale che garantisce il diritto d'asilo ai migranti e che soprattutto non riconosce la Libia come porto sicuro. Il ministro dell'Interno Salvini sui social nega invece un coinvolgimento della Guardia Costiera. Non ha coordinato e partecipato a nessuna di queste operazioni, come falsamente dichiarato da una ONG straniera e da un parlamentare di sinistra male informato, scrive Salvini. La Guardia Costiera italiana ha confermato da parte sua che le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento dei libici. Sul caso sta indagando anche l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie, scrivono. La Libia non è un porto sicuro, sottolineano, e questo atto potrebbe comportare una violazione del diritto internazionale. E di aperta violazione parla su Twitter il parlamentare citato da Salvini, Nicola Fratoianni, di Liberi Uguali, che da qualche giorno si trova sulla nave della ONG Open Arms. Fratoianni replica così al ministro: l'unico disinformato è il ministro Salvini. Abbiamo denunciato un caso di palese violazione delle norme internazionali da parte di una nave mercantile italiana Asso 28 e di questo abbiamo le prove. Se lo avesse fatto su richiesta della Guardia Costiera italiana, l'episodio sarebbe ancora più grave. Ecco, ci sono le dichiarazioni di un portavoce della Commissione europea su questo episodio. Senza conoscere i dettagli di questa operazione, sotto quale autorità le navi operano, non possiamo commentare il caso specifico. Siamo però in contatto con gli italiani per sapere di più di questo caso, della vicenda appunto della Asso 28. Parliamo adesso dei recenti episodi di tensione riconducibili a un clima comunque di razzismo avvenuti nel nostro paese, che accendono anch'essi la polemica politica, con Luigi Di Maio che oggi esce allo scoperto condannando fortemente quanto avvenuto anche ieri nei confronti di quell'atleta italiana, ma respingendo qualsiasi responsabilità eventualmente di questo clima a quella che è l'azione di governo, mentre nuovi particolari sul fronte delle indagini stanno emergendo sull'episodio più grave, quanto avvenuto ad Aprilia. Un colpo forte alla testa, segni di percosse sul corpo, sono le prime indiscrezioni sull'autopsia di Aidi Zaituni, il marocchino morto ad Aprilia nella notte tra sabato e domenica dopo un inseguimento in macchina. Resta da stabilire cosa possa aver determinato il colpo fatale, se l'incidente in auto o la colluttazione. Gli inquirenti devono chiarire cosa sia avvenuto in quei pochi attimi da quando i due italiani sono scesi dall'auto per avvicinarsi alla Megane inseguita a quando i carabinieri hanno trovato Zaituni morto, riversa a terra.
terra con il naso fratturato. Non l'abbiamo picchiato, non c'è stato alcun pestaggio, il razzismo non c'entra, continuano a ripetere i due indagati per omicidio preterintenzionale. Uno si chiama Giovanni Trupo, è una guardia giurata di 43 anni, l'altro è Massimo Riccio, autista dell'ATAC di 46 anni, entrambi sono sembrati molto scossi. Trupo ha iniziato a piangere prima ancora che il magistrato lo interrogasse, nega ogni responsabilità, non stavano facendo ronde, dice, stavano solo chiacchierando tra vicini. C'erano anche dei bambini quando hanno notato la macchina girarsi in via De Filippo, una strada chiusa tra palazzine nuove. Quando il gruppetto si è avvicinato per capire chi fosse alla guida, l'auto con due uomini a bordo è partita come un razzo, hanno riferito, cercando di investirli. A quel punto è partito l'inseguimento, finito con la Mégane contro un muro. L'uomo che era alla guida ne ha approfittato per scappare. Il video di sorveglianza ripreso da un bar nelle vicinanze mostra un uomo che parcheggia e l'unico a non essere indagato. Dopo pochi secondi tornano i tre italiani. Dalla tasca di Trupo sembra spuntare una pistola. All'interno della vettura è stato trovato uno zaino con alcuni attrezzi per lo scasso. Gli investigatori da subito hanno escluso la matrice razziale. Potrebbe trattarsi invece di un caso di giustizia fai da te finito in tragedia. Niente a che fare con i recenti episodi di razzismo. L'ultimo è l'aggressione all'atleta azzurra di colore Daisy Osakue a Moncalieri. Violenze dalle quali il premier Di Maio prende le distanze. Se si utilizzano questi casi per dire che il governo sta fomentando il razzismo, io respingo al mittente le accuse. I dati parlano chiaro, sono avvenuti anche negli anni precedenti, adesso però ne parliamo. Contro il ripetersi di episodi di razzismo, il PD ha organizzato una manifestazione presidio alle 18 nel centro di Roma. Torniamo su quelli che sono i riflessi di quello che è stato ieri l'incontro a Washington tra Donald Trump e il nostro presidente del Consiglio Conte, che ha strappato alcuni via libera importanti, su tutti la creazione di una cabina di regia permanente per quanto riguarda la situazione del Mediterraneo e la Libia, con l'Italia punto di riferimento in Europa per immigrazione, sicurezza, stabilizzazione di quel paese. Tra strette di mano e rassicuranti proclami, il quadro dell'incontro tra il premier italiano e il presidente americano, che ci arriva dall'altra sponda dell'Atlantico, sembra di piena sintonia. Giuseppe Conte porta a casa i complimenti di Trump per il ruolo dell'Italia sulla questione migranti. Sul tavolo molti temi caldi e di forte interesse per i due leader, a partire da quello della lotta al terrorismo e all'immigrazione senza controllo. Trump riconosce la leadership italiana in Libia, a partire dalla conferenza che Roma ospiterà in autunno, in cui si cercherà di portare al tavolo delle trattative le diverse parti in vista delle elezioni di dicembre. Un'investitura che suona provocatoria per la Francia, che da tempo cerca di inserirsi e gestire la questione nordafricana. Ma non si tratta di un'iniziativa contro Macron, precisa Conte. C'è spazio per il contributo di tutti. Conte e Trump sono anche concordi nell'istituire una cabina di regia permanente sul Mediterraneo. Sarà coinvolto anche l'Egitto. Nel concreto sarà poi compito dei ministri degli esteri e della difesa dei rispettivi paesi studiare le iniziative per attuare questo piano. Meno positivo invece il fronte dazi. L'Italia chiede maggiori rassicurazioni agli Stati Uniti sulle misure protezionistiche, che pesano molto anche sulle esportazioni italiane, colpiti in particolare il settore dell'auto di lusso e dell'agroalimentare. Trump frena subito e ricorda al bel paese che gli Stati Uniti hanno nei nostri confronti un deficit commerciale di oltre 31 miliardi di euro. Restano timide poi le aperture sul fronte russo. Roma apprezza il riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti, ma Trump ribadisce che le sanzioni a Mosca per ora restano come sono. Proprio in funzione del contenimento russo, poi Trump chiede nuovamente che venga completata la TAP, il gasdotto che dovrebbe arrivare in Italia dall'Azerbaigian. Conte, nonostante le tensioni nella maggioranza, ha ribadito che l'opera rimane strategica. Il capitolo spesa militare si conclude con gli Stati Uniti che chiedono di aumentare la spesa per la difesa dei paesi europei e di mantenere la presenza delle missioni italiane in Afghanistan e Libano. Sulla questione F-35 invece Conte non si sbilancia. È un programma del 2002, ora valuteremo il da farsi. Un Donald Trump sempre pronto a stupire, quello che ieri ha detto di essere pronto a incontrare senza precondizioni il suo pari iraniano. Si sta parlando del nucleare.
Ancora una volta Donald Trump torna sui suoi passi. In questo caso lo ha fatto nei confronti dell'Iran, a pochi giorni dall'avvio delle nuove sanzioni contro Teheran, previsto per il 7 agosto. Dopo aver deciso di abbandonare nel maggio scorso l'accordo sul nucleare del 2015 fra Iran e i paesi del Consiglio di sicurezza ONU più la Germania e il recente scambio di minacce via social col presidente Rouhani, il capo della Casa Bianca ha aperto a sorpresa alla possibilità di ritirare le sanzioni. Dice di essere pronto a un dialogo e a un incontro in qualsiasi momento, senza precondizioni. Non so se loro siano pronti, ha spiegato, ma sarebbe bene per noi, per loro e per il mondo. Ha fissato però un paletto. Il regime iraniano non dovrà mai avere l'arma nucleare. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran via Twitter da parte di Hamid Abutalebi, consigliere del presidente iraniano, che ha scritto: «La strada accidentata dei colloqui fra Iran e America può essere intrapresa se gli Stati Uniti torneranno nell'accordo multilaterale sul nucleare e ridurranno l'ostilità nei confronti dell'Iran». Come la situazione evolverà lo capiremo nelle prossime ore. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo intanto sembra già contraddire il suo presidente, specificando che l'incontro con gli iraniani ci sarà a precise condizioni, e cioè solo se dimostreranno impegno a cambiare radicalmente il modo di trattare la propria gente, ridurranno il loro comportamento maligno e si decideranno a entrare in un accordo nucleare che impedisce realmente la proliferazione. Quella che ormai sembra chiara è la strategia adottata in più casi dal presidente americano. Prima lancia accuse via Twitter e poi tende la mano. Così è stato recentemente con Vladimir Putin o con il presidente della Corea del Nord, Kim Jong-un. Con quest'ultimo ha raggiunto a giugno, nel vertice di Singapore, un accordo nel quale Pyongyang si sarebbe impegnata ad avviare un processo di denuclearizzazione, mentre gli Stati Uniti avrebbero dovuto interrompere le esercitazioni militari con la Corea del Sud al confine. Di poche ore fa, invece, la notizia, diffusa dal Washington Post, che ha riportato fonti dell'intelligence americana, notizia secondo la quale la Corea del Nord starebbe costruendo nuovi missili nell'impianto dove ha prodotto i primi balistici intercontinentali in grado di raggiungere gli Stati Uniti. Torniamo adesso in Italia per riferirvi del via libera del Consiglio di Stato sull'attuazione del biotestamento. Via libera dal Consiglio di Stato all'attuazione del testamento biologico. Palazzo Spada ha depositato oggi le risposte ai quesiti posti il 26 giugno dal Ministro della Salute sulle cosiddette DAT, disposizioni anticipate di trattamento. Con il parere reso oggi il Consiglio di Stato sottolinea: un comunicato contribuisce all'effettiva attuazione del biotestamento con riferimento all'istituzione della banca dati nazionale prevista dalla legge del 2017. Scrivere un testamento biologico in Italia per le disposizioni anticipate di trattamento significa decidere, in un momento in cui si è ancora capaci di intendere e di volere, quali trattamenti sanitari si intenderanno accettare o rifiutare nel momento in cui subentrerà una eventuale incapacità di intendere e di volere. Secondo il Consiglio di Stato, la banca dati nazionale, su richiesta dell'interessato, deve contenere copia delle disposizioni. Il registro è aperto anche a tutti coloro che non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Le DAT non hanno alcun vincolo di contenuto. L'interessato deve poter scegliere di limitarle solo ad una particolare malattia o di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o di non nominarlo. Spetterà al Ministero della Salute mettere a disposizione un modulo tipo per facilitare il cittadino. Poiché le DAT servono ad orientare l'attività del medico, è necessario che ci sia certezza sulla corretta volontà del dichiarante. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha inviato i carabinieri del NAS al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria perché, come ha detto il ministro, quello che è accaduto al pronto soccorso, dove alcuni pazienti con fratture sarebbero stati curati con fasciature di fortuna e cartoni, è di una gravità estrema. I casi di fasciature, vedete le immagini, sono fasciature fai da te, praticamente sarebbero avvenuti di notte quando la sala ortopedia, a causa della carenza del personale, è chiusa. Parliamo adesso di un caso che vede una donna aver chiesto soldi per facilitare, vere e proprie mazzette, per facilitare le pratiche di cittadinanza. È successo questa volta a Reggio Emilia. Guardate bene queste immagini. La funzionaria pesca una cartellina dal mucchio e la mette davanti a un cittadino straniero. Li può mettere qui, dice, sono 50, eh?
Il ragazzo mette subito mano al portafoglio, tira fuori una banconota, la infila nella cartellina e la restituisce. Secondo i magistrati è la prova che incastra la responsabile dell'ufficio cittadinanza della prefettura di Reggio Emilia, ora ai domiciliari con l'accusa di corruzione, insieme a due fratelli di origine pakistana, titolari di un'agenzia di pratiche per stranieri. Tra gli indagati c'è anche una ragazza di origine marocchina per cui è stato disposto l'obbligo di firma e un altro pakistano che risulta irreperibile. Secondo gli inquirenti, fra l'agenzia e la funzionaria c'era una collaborazione collaudata. La prima inviava gli stranieri in prefettura, la seconda, che gestiva le pratiche per la cittadinanza, incassava tangenti sia per smaltirle più rapidamente che per aggiustarle nel caso in cui i richiedenti non ne avessero il diritto. Il metodo era questo: lei chiedeva all'agenzia di inviare un sollecito e di fare pressione sulla prefettura, in modo da poter lavorare le pratiche più recenti sulle quali poteva incassare le mazzette, raccontano gli inquirenti. Gli stranieri arrivavano in ufficio conoscendo già il costo della pratica e la procedura da seguire. Poche parole, contanti a portata di mano, lo scambio doveva avvenire senza che gli sguardi si incrociassero. Le telecamere nascoste, installate dalla polizia, avrebbero ripreso 11 scambi di mazzette in 5 mesi. Le pratiche contestate sono in tutto 15, quelle su cui si sta ancora indagando 35. Grazie a questo sistema, la funzionaria avrebbe incassato 116.000 euro in 3 anni, per i quali la procura ha disposto il sequestro. Il calciomercato adesso, manca solo la firma, poi Higuaín sarà un giocatore del Milan. È Gonzalo Higuaín il centro di gravità del mercato. Juve e Milan hanno trovato l'accordo economico, prestito oneroso con diritto di riscatto a queste cifre, 18 milioni per il prestito, 37 per il riscatto. A sbloccare la situazione il summit a casa Milan, svoltosi nella notte, durato oltre 3 ore, tra il neo direttore dell'area tecnica rossonera Leonardo e il fratello, agente dell'attaccante argentino. La firma potrebbe già arrivare in giornata. Superate le perplessità del giocatore non convinto per la formula dell'operazione, chiedeva di essere ceduto in maniera definitiva. Fondamentale il ruolo di Leonardo, che ha trovato le parole giuste per convincere Higuaín, spiegandogli che sarà lui l'uomo del riscatto rossonero e che il prestito a cifre così alte equivale a tutti gli effetti a un passaggio definitivo. La probabile fumata bianca per il Pipita sbloccherebbe anche l'altra importante operazione a cui Milan e Juve lavorano da giorni, e cioè lo scambio tra Caldara e Bonucci, quotazione di 40 milioni per entrambi, con plus valenze per tutte e due i club. Sono ore importanti anche per il mercato dell'Inter. Dopo i notevoli acquisti di Nainggolan, Martinez e Politano, è andata in porto anche l'operazione Versalico, il terzino destro voluto da Luciano Spalletti. La formula è sempre quella del prestito: all'Atletico Madrid andranno 6 milioni subito e altri 17 in caso di riscatto, ma non è finita qui, perché anche Arturo Vidal è a un passo. Il Bayern Monaco ha dato il via libera a fare da 20 milioni al giocatore triennale da 4 milioni e mezzo a stagione. E non si ferma neanche il mercato della Juve, che da una parte si gode i primi giorni di lavoro di Cristiano Ronaldo, ieri test medici e lavoro in palestra, oggi doppia seduta di allenamento, dall'altra il club bianconero lavora un altro grande colpo. Nel mirino c'è Milinkovic-Savic, che stamattina ha svolto le visite mediche con la Lazio. La valutazione di Lotito rimane però alta, 150 milioni di euro, decisamente più bassa la quotazione di Zaza, 16 milioni, vicino al Torino, che domani sera con diretta sulla 7 alle 21:15 affronterà la Chapecoense in una suggestiva amichevole segnata dall'amicizia tra due club uniti dall'aver vissuto tragedie simili. Allora, con questo appuntamento calcistico da non perdere, domani sulla 7 ci fermiamo per un attimo, tra poco. E allora, non ci sono nuovi aggiornamenti, il telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata con la programmazione della 7.